Ciao a tutti, io sono Stati, benvenuti su questo canale. Oggi continueremo il nostro esercizio di creazione di una rivista di giardinaggio con il software Scribus. Prima di iniziare con il video, vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Non fate come Mickey e Mallory Knox. L'ultima volta avevamo creato, diciamo così, se non sbaglio, l'ultima parte dello shop, per cui una volta concluso quello non ci resta che andare a vedere cosa manca ancora. Manca sicuramente una parte di pubblicità qui, che ho già in mente cosa fare, e forse un'altra sotto, vediamo, Terricci, Concimi, l'abbiamo fatta, riviste, edizioni Petalo, ecco, manca questa. Vediamo. Sempre nella pagina 14, per cui mancano due pubblicità. Vediamo la struttura. 12, 13, in realtà sì, manca praticamente la 12 l'abbiamo fatta, la 13 l'abbiamo fatta, manca la 14 e la 15, per cui qui diciamo abbiamo fatto anche 14 in realtà. Allora, 9, 10. Ah, ok, perché l'abbiamo spostata. Allora, intanto andiamo a correggere questa cosa, perché alla 9 abbiamo messo una pubblicità, per cui qui diventano tutti i numeri da rimettere in linea, per cui aumentare di un'unità. Ecco qua, abbiamo corretto l'indice e la numerazione, insomma, delle pagine, anche adesso siamo corretti. Adesso andiamo a creare l'ultima parte di questa rivista, che è di solito la penultima di pagina, o retro di copertina, la terza di copertina, dove mettiamo tutte le riviste che fa questa fantomatica, diciamo, casa di produzione, insomma, di riviste. Niente, vado a ricercare il materiale, poi cominciamo a compilarla.
Thank you.
Ecco qua, abbiamo preparato il materiale che ci serve, ho fatto una sorta di selezione, insomma, di riviste, finte riviste, diciamo così. E adesso andiamo a importare le immagini qua dentro e poi vediamo come gestirle. Allora, la cosa che utilizzeremo di sicuro è questa, visto che poi ci ho messo a farla, che è una oddio. Che è come si dice, una sorta di rimando alla possibilità, insomma, di avere vari tipi di versioni delle riviste, sia, come si dice, cartacee che in questo caso con i tablet, insomma, la versione online, diciamo così, o comunque digitale, scusate, non online. Beh, intanto gli diamo proprio una data all'immagine, giusto per avere un totale. Questo sarà più o meno, più o meno immaginerò così. La data dovrebbe essere abbastanza buono, spingeremo fino a qua più o meno, e poi andiamo a mettere le riviste vere e proprie, che sono questa, eccola qua, molto più piccola ovviamente, questa non è adattata al formato A4, visto che in realtà la versione tablet era diversa, ma non è questa, ho sbagliato immagine, scusate, vediamo questa. Ah, vabbè, se ho sbagliato immagine, nessun problema. Andiamo qui, tasto destro, carica immagine, andiamo a scegliere l'altra che si chiama piscine, invece di star via di caricare sempre l'immagine, cioè sostituire, basta fare questa cosa qua. Non la vedete perché ovviamente è spostata, data immagine, c'è, cioè, adesso andiamo a vederla. Perché non si vede?
non c'è, andiamo a vedere se ricarichiamo un'altra immagine, anche se in realtà non so perché non l'ha caricata, perché dovrei vedere l'anteprima, l'immagine c'è, forse è gigantesca, allora vabbè, vediamo di vabbè, non vuole farmela vedere. Se invece la importo, qui c'è qualche parte dell'immagine, non so perché è piccolissima, vediamo. Facciamo elimino innanzitutto, poi facciamo elimina, invece questa è quella buona. Importiamo l'immagine, non capisco perché ha problemi ad aprirla. È troppo grande, bastava dirlo e io l'avrei rimodellata, ridimensionata con Escape, per cui andiamo a farlo immediatamente. Anche se questa cosa è un brutto, spero che sia un bug. Anzi, io vorrei proprio capire perché non me l'apre. Facciamo una cosa così, mettiamo un box immagine. Andiamo a pescarci l'immagine lì e vediamo il perché non ce la fa utilizzare. Bene, salviamo un secondo e riapriamo tutto. Voglio capire se è un bug o se è qualcosa legato all'immagine. Andiamo a vedere cosa succede, perché non lo pesca. Niente, c'è qualcosa che non gli piace. Proviamo a caricare quella che ha fatta più piccola. Carica quella più piccola. Piscine 2. Sì, dai, è troppo grande l'immagine, non gli piace così grande. Vabbè. Vediamo un formato da rivista, innanzitutto. Sarà più o meno questa. Eccola qua. E adattiamo un secondo e poi ovviamente scaliamo la nostra bella immagine previa linkaggio delle dimensioni. Andiamo qui, possiamo spostare.
Qui abbiamo un problema, vedete che non possiamo utilizzare la stessa immagine perché è stata fatta troppo. Troppo stretta rispetto all'altezza. Andiamo a modificarla allora in Photoshop, cioè in Photoshop, in Scribus. Vediamo di, che ne so, replicare questa parte magari. Per cui immagine canvas size. Aggiungiamo un pezzo sotto, per cui qui mettiamo 5.000 anche qui, sotto di più, diciamo 8.000 perché deve essere lungo. Ovviamente appena finisco qua devo ridimensionare tutto, altrimenti facciamo lo stesso discorso di prima. Resize, e qua per essere buoni dobbiamo mettere intanto un alfa, duplicare, anzi cancellare questo bianco qua. Ok, poi cancellare niente, duplicare layer, flippare layer. Qua mi diventerà matto ovviamente perché è un sacco di pesante. Non ci serve più, e questo qua lo possiamo spostare leggermente sopra. Adesso io faccio sto trucco, sono sempre magari due gemelle, che ne so. La cosa ci può andare bene, facciamo merge visible layer, merge, e tagliamo la scritta sotto qua, per cui la rivista sarà poi questa, guardate, eccola qua, image crop selection, questa è la rivista, troppo larga ancora, facciamo così. Adesso io non sto qua a guardare dimensione, faccio un po' a occhio, però bisognerebbe fare 29,1, anzi no, lo facciamo direttamente trasformando proprio l'immagine, anche se si deforma un po'. Scala immagine a centimetri, 21 per 29,7. Vediamo, eccola qua in pixel 1900x2008, va super bene. Adesso facciamo export as, mettiamo 3, così siamo sicuri di aver sempre i file, anche se modifichiamo qualcosa abbiamo lo storico dei file. 99, questo sa che non serve più. No, ritorniamo in Scribus, andiamo a pescarci l'immagine 3 appena creata, la trasciniamo direttamente dentro e adesso noi andiamo a fare dati immagine, perfetto. Andiamo a stringere leggermente e siamo a posto. Qua adesso gli diamo un bordo di colorazione, per capire che è una rivista, per cui, e poi per il momento li diamo nero, oppure potremmo mettere anche un orme, intanto lo facciamo così poi vediamo. Poi ci serve manuale pratico, questo qua dovrà essere molto più piccolo, anche questo stessa dimensione più o meno, posso anche per esempio sovrapporle e poi andare a tirarle senza essere troppo precisi, oppure possiamo andare a vedere quanto sono in dimensioni, e visto che dobbiamo tirare dentro anche una terza, la rivista è la solita, una terza immagine,
In questo caso possiamo mettere quanto? Dimensione 75 per 105 e ridimensionarlo così. 75 per 105 e ridimensionarlo in maniera molto più precisa, cosa che ovviamente adesso andrò a fare con questa. Allora, diciamo che più o meno le dobbiamo mettere così le riviste, ma possiamo proprio metterle in questa maniera. Le farei un po' più piccole, magari 65, vediamo 65, 65, non 5, 65, anche questa e anche questa. Adesso andiamo ovviamente a mirare l'immagine adattandole più o meno alla cornice. Eccola qua, questa è un po' più piccola. Allora entriamo in modalità selezione immagine. Scusate. Selezione immagine e poi andiamo a ridimensionarla anche qui in questa maniera. Questa per va bene, questa anche. Magari qua invece di mettere colori, lasciamo stare il bordo, mettiamo un effetto per cui andiamo effetti immagine. Si aprirà la classica tabellina, dovrebbe esserci, vediamo se c'è ombra qualcosa, metà qua, fantastico, scalcolo, inverti, posterizza, no, è da qualche altra parte, allora. Opacità, metodo fusione, no, non c'è da qualche parte, l'ombra, non c'è ombra. Adesso qua sarebbe bello mettergli un'ombra, però visto che nei filtri non c'è, sono andato a vedere e non è presente in questa versione 1.448, ma sarà presente da quello che ho letto nella versione 1.5, per cui non la develop, cioè non la stabile, ma quella in studio, diciamo così. E nel come si chiama? Nel forum di Scribus Italia parlano proprio di questa nuova funzione. Adesso che ovviamente non troverò mai il forum, neanche se lo prego, vediamo qua se cronologia bla 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 bla, nuova funzione, eccola qua. Qua si parla di proprio una nuova funzione Drop Shadow di Scribus Trunk. Sarà possibile, da quanto ho capito, ci sarà una nuova funzione. Io l'ho già scaricata, ma siccome c'è una versione ancora in beta, non vorrei a metà tutorial spaccare il programma, e allora non facciamo le ombre, vi facciamo, o meglio, facciamo delle ombrette, ma in maniera molto più sottile, semplicemente facendo una cosa del genere: creiamo un rettangolo, ok, di appunto 100, cioè 65, scusate, per 91, che è la dimensione delle nostre riviste, e lo coloriamo di nero con un bordo trasparente. A questo punto semplicemente intanto lo mettiamo qui, ne facciamo una copia, incolla, lo mettiamo uno sotto ogni rivista, per cui lo mandiamo sotto così, e poi con le direzionali andiamo a spostare. Questa è l'ombra che facciamo, se è troppo scura possiamo cambiare colore oppure trasparenza, mettiamo a 50 e dovremmo già esserci, no scusate, sul bordo, ma sul colore di riempimento. Eccola qua, vedete, già benissimo, senza tante storie.
Se poi ripeto, volete proprio l'ombra, ci sono mille altre maniere di farlo, si può fare. Siccome l'ombra purtroppo ci sono delle, potremmo fare una cosa sfumata, ma la sfumata va solamente verticale, diagonale. Noi abbiamo bisogno della sfumata così, non, secondo me non fa, cioè è troppo casino per il risultato che otteniamo. Aspettiamo quella funzione lì e facciamo prima, che sarà disponibile su l'immagine finalmente, che è una cosa che effettivamente ci si portava indietro da un po' e non è mai stata proprio il massimo. Ecco qua, noi le abbiamo fatte le nostre belle ombrette senza tanti sbattimenti. A questo punto, questa è troppo grande. Ah no, l'ho spostata male. Vabbè, tanto possiamo far così. Perfetto, adesso come facciamo? No, questa deve stare un po' più in su. Ecco così. Noi le selezioniamo tutti e due. Andiamo a vedere selezionazione. Sì, vedete che le abbiamo selezionate tutti e due. Facciamo by group e la stessa cosa sugli altri. Per cui anche qui, tac, group. E no, questo bisogna spostarla in su. E adesso, una volta che abbiamo fatto questo lavoro, noi abbiamo il nostro libricino, cioè la nostra rivistina con la sua ombretta e siamo a cavallo, perfetto. Adesso, questo possiamo anche eliminarlo. Adesso mettiamo questo sulla linea un po' così, mi piace, così dà più l'effetto rilievo. Anche qui sotto starebbe bene metterci un foglio bianco, visto, o qualcosa di bianco, perché altrimenti bisognerebbe scontornare quest'immagine qua e sinceramente per il guadagno che abbiamo poi nella resa finale non ne vale assolutamente la pena. Allora, facciamo una roba così. Bordo nessuno, colore bianco, lo mandiamo in fondo e andiamo a pescarci il colore da questo grigio qua, per cui per fare quella cosa lì andiamo a prendere, non esiste grigio tablet, così sappiamo già in che colore va a riferirsi. Guardate, perfetto, non c'è proprio nessuna cosa che preoccupa. No, troppo. Perché adesso è cambiato di colore. Intanto mi perdo a fare delle azioni, non capisco. Adesso dovrebbe comparire di perché non ho messo un altro invio. Vabbè, a questo punto questo lo spostiamo sotto. Questo lo spostiamo sopra, anzi questo anche lo spostiamo sotto di tutto, questo col pettino in più, vedete, sì, qua c'è un po' uno stacco, ma guardate, dopo faremo un trucchetto così e lo stacco non si vede più. Mettiamo le nostre tre riviste, ok, qui. In questo caso questo lo allineerei proprio al verde sotto, in modo che non si veda la giunzione. Qui si vede un po', in effetti. Potremmo andare a, come si dice, a scontornare anche l'immagine sotto col tablet, ok? Però vabbè, insomma, avete capito come si fa, non c'è problema. E qui mettiamo, che ne so, anzi, guarda,
mettiamo proprio allineate bene, se fa una roba così, le mettiamo su, questo le mettiamo qui, possiamo adesso spostare tutto un pelettino perché lì metterò il nome a riviste e tutto quanto, e sopra faremo un talloncino veloce, dai. Allora, qui metteremo, andiamo a copiarlo da qua sopra, abbiamo già una base già bella fatta, copia. Eccolo qua, sciroppo verde, giardino, ci piace. L'arancio lo coloriamo con un altro colore. Mettiamo blu mare, lo shop facciamo molto più piccolo. Selezioniamo tutto, andiamo in testo, selezioniamo tutto, detto, non so perché non mi prende, non mi fa selezionare, se non è altezza, grandezza, perfetta, va bene, uguale. Dai, facciamo così, riviste, la casa editrice, come si chiama? Non mi ricordo. Andiamo a vederla in home page, Petal Editore SPA. Petalo. Queste mettiamo i puntini che ci piace di più. Petal Editore, invece andiamo qua a scegliere un cosa a caso, mi piace, va benissimo. Petal Editore, allora le riviste di Petal Editore SPA, perfetto, non nero, no, mettiamo bianco, dov'è white? Eccolo qua, white. Questo lo accorciamo sotto, lo mettiamo proprio così. Eccola qua, questa qua, versione digitale. Mettiamo due. Cose così, no, perché me ne sono dimenticata una? Spostiamo sotto la rivista, li mettiamo una bella striscietta rossa, ho scritto rossa 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 rossa, red, che ho scritto. Anzi, possiamo almeno fare un quadratino, proprio facciamo un blocco di testo direttamente, tanto. Contrario, vedete. Versioni cartacee. Per cui questo adesso lo seleziono, colore di sfondo gli diamo rosso, abbiamo detto, perfetto, andiamo su testo, giustifichiamo al centro, spostamenti con le colonne superiori, rilobottiamo, anzi troppo, perché poi, e adesso possiamo ridimensionare un attimino. Mamma, che agonia prendere la maniglietta lì. Oh, e dai. Facciamo così, Massimo. Versioni cartacee, c'era la possibilità anche di fare round, forma, sì, con le arrotondate, ricordo bene. Eccole qua, guardate, carine.
Mettiamo qua così. Così selezioniamo tutte e tre, alziamo un po', versione cartacea, e qua mettiamo versioni digitali. Perfetto, sotto mettiamo un piccolo coupon che andiamo a recuperare tanto quanto da questo. Adesso già con la nostra forbicina bella fatta, copia, incolla qua. È troppo alto, ovviamente sì, questa cosa qua non ha senso. Mettiamo qua. L'ultima cosa che volevo cambiare è questa posa qua. Non so perché ho selezionato tutta la parte. No, va bene, la mettiamo proprio al centro. Direi che ci siamo. Questa qua ovviamente va flippata e, come si dice, flippata e proposta dall'altra parte, per cui col comandino vedete, tac, si va a flippare. Sempre come aspettare che lui non si arrabbi. No, non voglio fare questa cosa perché
Ah, perché ho toccato il bordo. Vabbè, vabbè, non te incazzare. E anche tu. Uffa. Niente, devo sempre portarlo fuori con il comando della tastiera. Odiosa questa cosa. Basta calcolare, però, dai. Siamo alla fine, non voglio perdere tempo. Scusate. Ecco, forbicina la mettiamo lì. Qua mi sembra che siamo abbastanza allineati. L'unica roba è la prima linea, non mi piace tantissimo, va un po' abbassata. Devo selezionare anche le righette, eccola qua. Ok, e questa andrebbe un po' schiacciata lì. Stessa cosa per la prima. E adesso possiamo anche, una volta che abbiamo selezionato tutto, facciamo un bel gruppo, se lui non si muove più non ci infastidirà mai più. Ok, andiamo a vedere il risultato finale. Bel zoom indietro. Ovviamente se lui si calcola un po' tutte queste cose, tutte le immagini che abbiamo messe dentro, e poi ci ridarà il render finale senza le linee di costruzione. Eccola qua. Ecco, vedete, questo è il risultato del lavoro di oggi. Abbiamo diciamo uno shop, ma solamente rivolto ai prodotti che fornisce questo fantomatico Petalo Editore, tre riviste, le versioni tablet, PC, diciamo così, comunque e telefono, e sotto il classico coupon, solito coupon, oppure i numeri telefonici dove spedire il nostro ordine. Per cui direi che per oggi chiudo qui con il video. Grazie per averlo visto e alla prossima.